Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi volevo mostrarvi come inserire le auto di GTA San Andreas prese da gtanetwork.it dentro al gioco. Allora, sostituire una macchina con una creata dagli utenti. Allora, oggi volevo inserire questa, la Mercedes SLR. Per prima cosa abbiamo bisogno di un programma. IMG Tool è il pacchetto con i file. Apriamo il pacchetto, estraiamo in una cartella che ho precedentemente creato i file TXD, DFF e il README. Adesso dobbiamo aprire Image Tool, File Open e aprire GTA 3. Adesso find, dobbiamo trovare lo stesso nome dell'auto che c'è qui, Super GT. Allora scriviamo qui Super GT. Eccolo qui. Questo è il file DFF. Tasto destro, replace. Andiamo su dove abbiamo salvato i file del pacchetto, in questo caso cartella Mercedes, Super GT, DFF e apri. Ora lo sostituisce. Adesso, dopo che abbiamo installato e ripiazzato Super GT, DFF modificato, dobbiamo andare ancora su Edit, Find Next e trova il TXD. Adesso, stesso procedimento, replay, tasto destro, replace. Super GTTXD e clicchiamo apri. Ecco, adesso la macchina si trova nel gioco. Vi ricordo che prima di installare qualsiasi mod, auto, skin, eccetera, vi consiglio prima di tutto di fare un backup della cartella data di San Andreas per evitare di far crashare il gioco se avete sbagliato a fare la modifica e poi vi siete costretti a reinstallare tutto da capo. A questo punto chiudiamo, apriamo il README e adesso dobbiamo andare a modificare il file carmod.dat. Dov'è? Allora, tasto destro su GTA San Andreas proprietà. Trova destinazione e ci apre la cartella di GTA data. Qui, car mod, apri. Si apre con WordPad di Windows, quindi non c'è nessun problema. No car mods. Car calls, apri. Scendiamo sotto fino a trovare, in questo caso, il numero 500, la riga 506. Sono numerate. Dov'era? Carmods.dat, copiamo questa riga, Carmods.dat, apriamo, apri, troviamo Super GT e incolliamo al posto di Super GT, incolla. Salviamo il documento e chiudiamo. Adesso apriamo Vehicles IDE. Apri. A questo punto non ci serve più, quindi possiamo chiudere la cartella data. Troviamo la riga 506. 506 Super GT. Copiamo la riga. Tutta la riga, mi raccomando. Copiamo e incolliamo. Salviamo. Ed ecco che la nostra auto è nel gioco. Per questo tutorial è tutto, arrivederci al prossimo.